A tutti voi un bentrovati con Pulire Web TV News dopo il periodo estivo, ma cominciamo subito vedendo i titoli che abbiamo selezionato per voi. Successo in Sudafrica per Cleantex Pulire. Sanificazione protagonista ad Expo con Afidamp e Federalimentare. Afidamp fa scuola in Brasile. Il valore della pulizia arriva in Australia con HouseClean Pulire. Sicurezza sul lavoro. Online i quaderni INAIL per la prevenzione. Si è conclusa con grande successo la 10ª edizione di Cleantex Pulire, l'evento di riferimento in Sudafrica per il cleaning professionale. Nel corso di questa edizione sono state presentate le novità nei comparti lavanderie, outdoor, automotive e disinfezione in ambito sanitario. Il 79% dei visitatori ha giudicato positiva la partecipazione e si è dichiarato intenzionato a tornare per la prossima volta. Adesso sentiamo però Tony D'Andrea che è andato proprio sul posto. Abbiamo capito in questi anni, dopo aver celebrato, organizzato tante fiere, che l'evento fiera è in qualche modo la rappresentazione, la narrazione dello stato di fatto. Quindi ci dà in qualche modo un'idea abbastanza chiara di quello che è il mercato nel quale la fiera si celebra e si svolge. Come diceva Rabella, quest'anno Cleantex Pulire ha celebrato la 10ª edizione ed è stato un compleanno importante perché come dire, ha riportato certezza, ha riportato fiducia su un mercato che da moltissimi ancora è percepito come un mercato incerto, invece fatto di regole instabili. In Sudafrica, a differenza di altri paesi all'interno dei BRICS, come il Brasile e la Russia, continua ad avere un andamento crescente. Per il 2015 è previsto un incremento sul prodotto interno lordo di oltre il 3% e questo in qualche modo traccia uno scenario di grande entusiasmo e di grandi opportunità. Il mercato Sudafrica è un mercato molto articolato, quindi non parliamo di una regione precisa, il Sudafrica ospita più di 50.000 abitanti, ma parliamo di un'area molto più ampia che coinvolge l'Angola, che coinvolge il Mozambico, lo Zambia, la Namibia, paesi che nel corso di questi anni hanno vissuto una grandissima crescita. Quindi essere a Cleantex ancora nelle prossime edizioni potrà rappresentare per molti un'ulteriore opportunità. Ad Expo si accendono i fari su un argomento importante che riguarda igiene e alimentazione grazie ad un convegno realizzato in sinergia da Afidamp e Federalimentare. Il titolo dell'evento è il valore scientifico della sanificazione nell'industria alimentare, ridurre i costi, garantire sicurezza e migliorare le prestazioni puntando su prodotti e servizi di qualità. L'appuntamento è per il prossimo 2 ottobre a partire dalle ore 10 presso il padiglione Cibus e Italia. E l'evento avrà tra i relatori i soggetti più rappresentativi e competenti del mondo delle imprese, della medicina, della ricerca e della sicurezza e porterà a consolidare un approccio tecnico-scientifico su un tema che è cruciale proprio per la nostra salute. Per capire e saperne di più su che cosa ci aspetta, sentiamo Stefania Verrienti, segretario generale di Afidamp. Afidamp ha volutamente intrapreso questo percorso di avvicinamento all'industria alimentare che, dati alla mano, dimostra di avere effettivamente bisogno del supporto del settore della pulizia professionale. Infatti ci risulta che tra le non conformità rilevate dall'autorità sanitaria competente, ben 7 su 10 sono dovute a problemi di scarsa igiene. La tavola rotonda del 2 ottobre, che è stato possibile realizzare anche grazie all'intervento di Federalimentare, che ha fatto un'opera consistente di coinvolgimento anche dei propri associati, è il primo step di questo percorso, che continuerà sicuramente nei prossimi mesi con l'obiettivo proprio di stabilire un rapporto sinergico tra i due settori, agroalimentare e della pulizia professionale. Un messaggio importante che vogliamo trasmettere all'industria alimentare è che l'Italia è terzo produttore al mondo di tecnologie per la pulizia professionale e che i nostri fabbricanti sono aziende versatili che producono tecnologie sempre innovative e i nostri distributori sono aziende moderne pronte a fornire soluzioni ai problemi che possono derivare appunto dall'igiene all'interno dell'industria alimentare.
E in questa giornata verrà presentata un'indagine che Afidamp ha commissionato all'Istituto Piepoli, che è un'indagine che è andata ad analizzare quelli che possono essere i punti critici dal punto di vista igienico e le eventuali soluzioni. Quindi ci sono tante informazioni che verranno date, dei relatori molto interessanti e competenti, per cui vi consiglio di partecipare. Una platea numerosa e attenta, quella del seminario sulla pulizia come valore assoluto, che ha visto protagonista Tony D'Andrea. Il workshop si è tenuto presso l'Università di Curitiba, in Brasile, dove la Fondazione FACOP ha voluto organizzare una giornata dedicata al cleaning professionale. Tony D'Andrea è stato invitato a tenere una lezione nella quale ha evidenziato i concetti di dignità, valore, senso civile e purezza che questo settore incarna. Questi valori tuttavia troppo spesso non sono riconosciuti o non se ne ha consapevolezza, nemmeno tra gli stessi operatori. D'Andrea ha pertanto evidenziato il ruolo della formazione e delle iniziative di sensibilizzazione necessarie a dar voce ad un comparto ad altissimo valore umano. Continuiamo il nostro viaggio di pulire e parliamo ora di un altro importante evento internazionale che è alle porte. Ci spostiamo infatti in Australia, dove tra il 20 e il 21 di ottobre prossimo si terrà AusClean Pulire, quest'anno a Gold Coast. E si tratta dell'unico evento dedicato ai temi della pulizia e dell'igiene che avrà luogo in Australia in tutto il 2015, con un'edizione che si preannuncia particolarmente ricca di soluzioni innovative per questo settore, l'ospitalità e la manutenzione degli immobili, senza contare i numerosi laboratori e conferenze che animeranno la kermesse. La partnership tra il marchio Pulire e AusClean è nata solo 2 anni fa, ma si è già distinta per la forte capacità di crescere, grazie soprattutto all'alto valore innovativo delle tecnologie presentate. Parliamo ora di sicurezza sul lavoro e di tutte quelle operazioni che sono utili a prevenire rischi e infortuni. Per sensibilizzare la prevenzione, infatti, l'INAIL ha messo a disposizione di tutte le imprese dei quaderni tecnici che sono disponibili gratuitamente sul sito dell'ente. Si tratta di guide che forniscono informative basate su leggi e norme tecniche per il miglioramento delle misure di prevenzione contro i rischi professionali. I quaderni sono divisi in aree tematiche e rappresentano un agile strumento per informare i lavoratori e migliorare l'organizzazione delle piccole e medie imprese. Torna con questo numero l'appuntamento con l'archivio del pulito a cura di Giulio Guizzi. Benvenuti nell'archivio dello sporco pulito. Ora, prima ancora della fiera di Filadelfia del 1876, già ampiamente nominata, sono stati rilasciati dall'ufficio brevetti americano diversi patents per macchinette scopanti per le pulizie. E tutte queste macchinette, novità, le ritroviamo negli stands vicini alla Bissell. Ce ne sono addirittura di aspiranti, come abbiamo peraltro già detto. Ma è qui che la Bissell raccoglie la sfida di dotare di aspirazione anche la sua. È costretta dal mercato a darsi da fare per renderla aspirante. Essa lo fa con i soffietti recuperati da una pianola a pedali. In ogni caso, a parte questi dettagli tecnici, la fiera del 1876 è dominata da un'altra macchina che è l'innovativa Argan Sweeper, la quale riesce a accoppiare le due funzioni, cioè la manovella sul manico, non solo fa ruotare la spazzola di avanzamento, ma fa ruotare anche la girante di aspirazione, per cui ha una duplice funzione. Si sente impellente la necessità di aspirare, del vacuum, del suction. Tant'è vero che in Inghilterra nel 1890 la famosa Baby Daisy,
diventa anch'essa aspirante. Ma la grossa differenza rispetto all'americana, alle americane, è che qui la macchina è fissa, per cui occorrono due persone all'opera, una che pompa e l'altra che gira con il tubo di aspirazione. Questa era l'ultima notizia, Pulire Web TV News si conclude qui, aggiornamenti e novità nel prossimo numero tra due settimane, arrivederci.